Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Allora, stamattina sono stato rapito da questo signore qua. Forse qualcuno di voi lo conosce già. Aspetta, mi faccio prestare la barba da lui. Lui è Alessio di Livorno. Molto buongiorno a tutti. Allora, praticamente mi ha chiamato, quando mi ha chiamato? Ieri mi ha detto: guarda, no, c'è una fiera a Rimini che viene con me. Io in teoria ci volevo andare con Alfredo, ma purtroppo Alfredo non ha potuto venire, quindi... Che secondo me può venire qualcosa di veramente interessante, perché commenteremo biciclette e monopattini a livello molto tecnico. E penso, certo, che una cosa del genere... Tutti fanno: ah, questa è molto bella, si presenta bene, un display figo. Tanto dopo ti faccio un paio di domande per tutti, almeno preparati, studia un pochino. Insomma, ora ci siamo fermati per la pausa, diciamo colazione, perché la prima colazione sono le 10 di mattina. Allora ragazzi, siamo ancora in viaggio con due, a un canale YouTube, si chiama Riciclo, giusto? Riciclo è anche un centro assistenza a Livorno. Un laboratorio, sì. Un laboratorio di monopattini, bike, eccetera. Siete qui con noi, gli facciamo alcune domande. Intanto partiamo di come aumentare le prestazioni di un monopattino. Allora, magari partiamo da un presupposto. Per fare una modifica ci vuole che almeno qualcosa sia buono. Cioè, o il telaio è buono, o la batteria è buona, o il motore è buono, in qualunque mezzo. In alternativa non ha senso andare a modificare, ha più senso andare a prendere un altro mezzo che ha qualcosa di buono. Quindi sulla base di quello e vedere cosa il cliente vuole, si va a sfruttare quello che c'ha di buono andando a implementare tutto il resto. Faccio per dire, se abbiamo un monopattino che ha un bel telaio, bello strutturato, bella resistenza, come lo Xiaomi che ha un ottimo telaio, ha senso andare ad incrementare la batteria, andare ad incrementare il motore, andare a incrementare tutto. Ma se si parte da un mezzo che già c'è un milione di suo, non ha senso andare a incrementare troppo le prestazioni se prima non si fissa quella della base, il telaio. E le batterie in serie come le vedi? Le batterie in serie sono una realtà, nel senso che la centralina, come ho già spiegato in tantissimi miei video, regge un certo range, per cui regge fino a 60-70 volt, okay? Quindi dargli 48, dargli 36 è solo una convenzione che lei lavora in quel voltaggio, ma noi la possiamo tranquillamente portare a voltaggi più alti fino al massimo che regge. Ovviamente più su vai, più c'è il rischio di andare a bruciare tutto il sistema, quindi ovvio, dobbiamo studiare tutto in maniera abbastanza giusta. Prendi l'uscita, Rimini su. Ok ragazzi, allora credevamo di aver fatto tardi, invece l'accesso per il pubblico è a mezzogiorno. Infatti dobbiamo aspettare più o meno un quarto d'ora e poi entriamo dentro, facciamo un giro dentro alla fiera. Ok ragazzi, allora da qui inizia la fiera. Tanto questo è l'ingresso, tanto per cominciare, no? Allora, io sono deluso, Ancora non ho visto nemmeno un monopattino. Solo biciclette. Quelle però erano bellissime. Allora ragazzi, siamo a giro e guardate qua cosa c'è. Abbiamo lo stand del Dynamic. Finalmente abbiamo visto un monopattino, è un monopattino che ci ha accompagnato nell'avventura dell'Etna, se ve lo ricordate. Ok ragazzi, allora guardate, qua dietro c'è anche la pista, dietro lo stand del Dynamic, e guardate qua. Allora, ora vi faccio vedere per bene il monopattino che mi aveva accompagnato nell'avventura dell'Etna. Praticamente è questo qui, eccolo di nuovo. Ora vi faccio vedere un po' tutto nel dettaglio. Praticamente il mezzo monta un motore posteriore e un motore anteriore. Ora l'hanno cambiato e l'hanno messi da 350 watt, ma i motori che avevo io erano da 500 watt. Praticamente aveva una batteria
sopra da 20 ampere ora e una sottopedana da 20 ampere ora. E poi sul manubrio troviamo un display e un acceleratore sulla destra e un display e un acceleratore sulla sinistra. Praticamente ogni display gestisce un motore. E poi la modifica che hanno fatto in più su questo mezzo è che ha la forcella ammortizzata anteriore, che sugli altri mezzi, tipo quelli basilari, questi qua, non li hanno. È stato fatto su mia richiesta, perché come avete ben visto sull'Etna c'è lo sterrato era abbastanza cattivante, quindi ci voleva una sospensione. Insomma, questo è tutto ragazzi, praticamente sono uguali, cambia dei motori, centralini, display eccetera. Insomma Francesco, ho qualche domanda per te, no? Abbiamo avuto tante domande riguardo a questo mezzo e vogliono sapere se ci sarà una versione in dual motor o magari con un motore più potente. Stiamo facendo il 500 watt, il prossimo mese saranno tutti disponibili con il 500 watt, che è più che sufficiente come forza, riesce a fare salite del 25% il 500 watt con 100 kg. 25% di salita è abbastanza. Li ho testati. Si guadagna più o meno 8%. Un 8%. Sì, salita. Ottimo, ottimo. Allora siamo sempre qui a giro con Alessio. Si vergogna di me. Mi vergogno perché mi trovo in una fiera di solo bike da... Aspetta, aspetta, qui c'è qualcosa di interessante. C'è un monopattino tipo style dynamic che ora vi faccio vedere. Buongiorno, si può avere delle informazioni riguardo questo mezzo? Soprattutto mi incuriosisce la ruota anteriore. Allora, questo qui è un monopattino, quindi ha sempre le stesse normative di tutti i monopattini elettrici sul mercato. La particolarità, insomma, di questo monopattino è il tubo che ha il telaio, che segue questa geometria con una doppia piegatura. È un telaio realizzato in acciaio inox, questo è proprio come viene di... è il telaio grezzo come viene prodotto, senza verniciatura. Che motore monta? È un motore Bafang. Che su questo questo qui è un modello particolare perché è una versione custom che ha sia motore anteriore che posteriore. Il modello di base ce l'ha solamente posteriore. Quindi c'è, vorresti dire che c'è anche la versione dual motor? Sì, c'è la possibilità, esatto, di personalizzarlo secondo le proprie esigenze. Questo qui ha anche due batterie. Ottimo. Un modello molto prestante che abbiamo testato anche su piste da sci, una pista rossa, quindi abbiamo portato un po' oltre con le gomme in chiude un po' oltre quello che è la concezione, ecco, di monopattino, di mobilità che di solito uno si immagina. Ok, ok. Potenza motore? Allora, il motore, questo modello qui, ha una potenza di 500 watt, mentre il modello base di 350. Ha la batteria che è 48 volt e 14 ampere e consente un'autonomia fino a 100 km in pianura con un'andatura massimo di 25 km. Fino a 100 km addirittura? Sì, sì, sì. Ah, ottimo, interessante. Allora, in questo stand abbiamo trovato un monopattino interessantissimo. Ora mi avvicino un pochino e mi faccio spiegare un po' tutte le caratteristiche di questo monopattino. Allora, questo Fantic che vi dicevo ha delle novità, non so se notate sulle ruote. È davvero interessante. E, insomma, come è nato questo Fantic? Allora, che novità? Che è praticamente il nuovo monopattino di Fantic, è nato da un'esigenza di Fantic di voler entrare nella micromobilità elettrica perché è un avvicinamento a questo nuovo trend. Una delle peculiarità del prodotto è sicuramente il design, che si caratterizza proprio dalle linee pulite e essenziali, ed è una cosa che ci teniamo, e dalla potenza, 500 watt di potenza generato però da due motori. Però c'è un particolare su questa auto dei 500 watt. Ah beh certo, perché Fantic è votata al racing, alla performance, quindi non poteva fare un monopattino che andasse sotto, certo che avesse sotto. Infatti dicevo delle novità e delle particolarità di questo mezzo, perché ha due motori. Certo, due motori, un motore anteriore e un motore posteriore da 250 watt per un totale quindi di 500 rientra watt. Nelle regole? Assolutamente sì. Poi è possibile comunque regolare il mode, la modalità, tre modalità, 6 km orari massimo per le zone lì, 20 km orari massimo e 25 km orari, quindi questa è la velocità massima che potete.
È possibile ovviamente selezionare anche la trazione, perché abbiamo due motori, ma possiamo selezionare anche solo la trazione posteriore o integrale. Certo. Freni elettronici, ma anche la frena pedale, ovviamente. Ah, sul parafango, diciamo. Assolutamente sì. E la pedana è in silicone e materiale magnesio, come anche il manubrio per renderlo leggero, perché parliamo di 500 watt di potenza, ma un massimo di peso di 13,9 kg, quindi a parità di potenza è piuttosto leggero. Una delle caratteristiche molto importanti è la possibilità di registrare le impronte digitali. Addirittura? Sì, perché in questo modo si previene fino a 5 impronte, così si previene l'utilizzo improprio del prodotto, quindi il genitore che lo lascia incustodito in casa e che potrebbe essere frutto di interesse dei bambini, oppure se lo si abbandona, cioè se la parcheggia di fronte a un negozio, praticamente senza il riconoscimento delle impronte digitali non funziona il motore. Ottimo, molto interessante, questa cosa non la sapevo. Sì. Molto interessante, dai, ora lo proviamo, poi vi dico la mia recensione. Grazie. Allora ragazzi, vi presento Matteo, che è stato con me a fare il giro del Pantic. L'abbiamo provato tutti e due, lui sicuramente l'ha provato più di me perché io ero a filmare con la Insta. Ora gli chiediamo come si è trovato con questo Pantic. Non male. Ma butto giù tutto, dai. Tutto quello che penso. No, sicuramente un monopattino nuova generazione che va un po' a sostituire quelli che abbiamo sempre conosciuto come le S o Xiaomi. È sicuramente una novità e molto interessante la questione del dual motors con potenza nominale 500 esatto, watt. Esatto, infatti ha totale. Molta più ripresa, soprattutto in salita, secondo me aiutano parecchio. E poi, il freno, un freno, una leva. Il freno frena benissimo. Il problema è che entra dopo un secondo, forse due, però quando frena davvero bene. Anche lo stelo ben ancorato. Quindi non sembra lasciare giochi particolari. Sicuramente una novità da provare, è uscito da pochissimo poi sul mercato. La cosa più figa che ha in più lo sblocco tramite l'impronta digitale. Impronta digitale fino a 5 impronte digitali, quindi tutta la famiglia, a meno che non abbiate più di 5 componenti. E che altro dire? Un campanello elettronico integrato. E ruote piene da 9, mi sa che abbiamo detto tutto per il momento. La pedana è abbastanza larga, no? Sì, è sufficiente. Tanto, sufficiente, è giusta, non è né tanto larga né tanto stretta, quindi bene. Ok ragazzi, io continuo a fare giro con Matteo e vediamo se troviamo altre novità a giro. Allora, siamo arrivati in questo stand, che c'è una novità qui dietro che ora vi faccio vedere da vicino. Praticamente non ci avevo fatto proprio caso perché è molto nascosto. I nuovi modelli della Segway. Stiamo già parlando dei modelli F, F40E e F25E, che sono questi qua, ora ve li presento. Sanno che le 25. Questo sarebbe il primo, sarebbe l'F25E. E regge autonomia? Con il freno a disco. Questo sarebbe il nuovo modello e questo è l'F40E, sempre con i freni a disco, chiusura tipo style show me. La pizza del freno. Rieccoci ragazzi, allora siamo verso casa di ritorno. Abbiamo finito il giro nella fiera anche perché non c'era tanto da vedere, c'era quasi tutti i bici elettriche, bike eccetera. Insomma, abbiamo fatto 3-4 giri. Praticamente la fiera me l'aspettavo più grossa, invece erano tutti vicini, eh? Quindi... sì, erano tutti vicini, ma a fare il giro ci mette insomma poco, un'oretta, fai il giro. Diciamo che a parte poche piccole aziende che hanno fatto qualcosa di un po' particolare, tutto bene. Insomma dai ragazzi, questo è tutto. Vi abbiamo fatto assaggiare qualcosina di questa fiera. E niente.
potresti dire qualcosa, Alessio? Per questi altri video ci trovate rispettivamente sui canali di Laco Creative e Riciclo. Riciclo. Molto buongiorno. Andate a seguirlo, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Anche Instagram, Facebook, tutti quanti. Sì, sì, certo, lo sanno. Perché lo sanno, oggi hai pubblicato tantissimo. Soprattutto sanno che abbiamo la community su Telegram che è più attiva e sempre. Soprattutto i membri di questo gruppo su Telegram, questa community, sono sempre disponibili per qualsiasi esigenza. Se avete dei problemi o qualcosa, venite su Telegram, siete benvenuti. E se avete un problema nel vostro mezzo, se non ci sono io, ma sicuramente sarò anch'io a rispondervi di persona, ci sono anche gli altri membri di gruppo che sono ben informati e molto attivi sul gruppo. Questo è tutto da Laco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi! Do you want to know?